Buongiorno e ben ritrovati. Oggi un classico dell'estate, l'insalata di patate e peperoni, ottima sia calda che fredda. Mi occorreranno circa 700-800 g di peperoni, ne ho preso uno rosso e mezzo che avevo già in frigo. Tolgo il picciolo, i semi e i filamenti bianchi interni. Taglio ora i peperoni a pezzi abbastanza grandi, così. E poi dovrò arrostirli. Scegliete voi se in forno o in friggitrice ad aria. Se avete la friggitrice ad aria ve lo suggerisco perché i tempi di cottura si dimezzano. E anch'io li metterò in friggitrice ad aria. E li cuocerò nella modalità di cottura delle verdure. Quindi a 200 gradi per circa una decina di minuti. Ho fatto cuocere i peperoni, ora li metto sulla carta forno, chiudo e metto in un sacchetto per alimenti. E tra qualche minuto li spellerò. Nel frattempo mi occupo delle patate. Ho lessato mezzo chilo di patate. Le faccio ora a pezzi. E le metto in una ciotola. Riprendo i peperoni. Sono ancora belli caldi. E li spello. Dopo averli spellati, li ritaglio . Unisco i peperoni alle patate e condisco con sale . Olio una manciata di olive, qualche foglia di basilico oppure prezzemolo, scegliete voi, aglio e succo di limone oppure un po' d'aceto. E mescolo tutto. E la nostra insalata di patate e peperoni è praticamente già pronta. Vi suggerisco di prepararla in anticipo e lasciarla insaporire bene qualche ora. E per oggi è tutto. Io vi saluto e noi ci vediamo presto.